siamo alla provincia di Salerno con Maria Pia Garofalo, che sta per presentare il libro dal titolo Metodologia del musicista, edizioni Blue Spiral Records. Ho detto bene? Ma Maria Pia è giovanissima, ma ha un curriculum, infatti l'ho detto prima, me lo sono un po' appuntato e poi diamo la parola a lei. Sei direttrice di uno dei più importanti festival italiani, il Cilento Opera Festival. Sei stata donna dell'anno nel 2021. Hai vinto il premio Musa della Lirica, la bellezza dell'arte. A 15 anni hai debuttato nella Cavalleria Rusticana di Mascagni nel ruolo di Lola. E poi ci sono tantissime altre cose che non voglio, dico solo l'ultima in ordine di tempo. Nel 2019 hai interpretato Violetta e la Traviata e sei stata riconosciuta come un soprano dalla tripla vocalità. Poi ti chiederò che cosa voglia dire per un'esperta come me. Ma stasera, come dicevo prima, sei qui perché hai scritto un libro dal titolo, ripetiamo, Metodologia del musicista. Come mai è nata in te questa esigenza di mettere nero su bianco qualcosa di più tecnico che riguarda la tua professione? Perché ho sentito innanzitutto l'esigenza di condividere le mie esperienze con chi sta all'inizio proprio di un approccio col canto lirico, ma anche con uno strumento a fiato, per imparare a riconoscersi nel proprio corpo attraverso una metodologia didattica fatta di pochi tecnicismi, ma essenzialmente di concetti semplici che tutti possano capire. E io infatti non mi sono voluta rivolgere solo ai musicisti, ma a tutti coloro che lavorano con il fiato, ad attori, insegnanti, speaker, perché è molto importante avere una certa sensibilità e rispetto dell'apparato fonatorio, che non è una cosa scontata. Confermo quello che stai dicendo, perché ho letto il tuo libro e pur non operando nell'ambito della musica, però uso la voce per altre motivazioni. Ho trovato delle indicazioni che sono state utili dal mio punto di vista, quindi confermo tutto quello che tu stai dicendo. Allora possiamo dire che siamo riusciti nell'intento. Una cosa che mi ha colpito nel tuo libro è che tu parli di disciplina. E la disciplina secondo me è una cosa molto importante in tutte le professioni. Vogliamo aggiungere qualche considerazione tua proprio su questo aspetto? Allora, disciplina vuol dire essenzialmente rispetto. Rispetto di se stessi, del proprio lavoro e soprattutto una consapevolezza che se si vuole fare un mestiere come il musicista ci sono è bellissimo fare il musicista, diciamoci la verità. Le persone vedono, io dico sempre, la punta dell'iceberg, però dietro ci sono molti sacrifici. Io ricordo gli anni miei di studio perché ero agitata, diciamo così, tipo le onde del mare tra liceo classico e conservatorio, quindi ho fatto molte rinunce con una disciplina, ma allo stesso tempo con una passione che avevo dentro che mi ha permesso di fare tutte queste cose. Hai anticipato una mia domanda, perché leggendo il libro e leggendo anche il tuo curriculum mi sono resa conto che tu sei stata un talento prodigioso da subito e quindi a 15 anni già hai ricoperto dei ruoli importanti. La disciplina, il tempo, come dicevi tu prima, necessario per fare determinate cose e anche per arrivare a certi risultati, cosa ti ha tolto? Tu un po' l'hai già accennato, hai, non dico dei rimpianti, ma adesso quando uno poi diventa un po' più grande stai recuperando quegli spazi di adolescente che hai un po' perso, oppure alla fine hai trovato coetanee che nel tuo mondo con cui condividere quello che c'è? Allora, rimpianti no, perché essenzialmente
Il tempo dedicato allo studio non è mai tempo tolto, anzi, anche nella vita di tutti i giorni ci sono sempre cose nuove da andare a studiare, andare a ricercare e quindi è una continua ricerca. Io ogni giorno ho a che fare anche con didattica perché sono anche un insegnante Sì, non l'abbiamo detto, ma anche quello. diciamo che il tempo può essere che io abbia qualche piccolo piccolo rimpianto per essermi persa qualche cosa, tipo la festa dell'ultimo anno del liceo, però che diciamo ci Vabbè, saranno altre occasioni. assolutamente. Apri il tuo libro con una dedica al tuo maestro, il baritono Rolando Panerai. Quanto è importante avere dei maestri per affinare o scoprire delle passioni? Allora, il maestro è una guida. È una guida, dico sempre, come un dottore, tu ti devi mettere nelle mani di una persona, di cui ti fidi. E quindi è una figura importantissima per me perché è il maestro che ti guida verso un repertorio giusto. Bisogna che si crei una fiducia reciproca tra le due parti, perché se non è così ci sta qualcosa che non va. Io in Rolando Panerai ho trovato proprio tutte queste qualità. A parte che stiamo parlando uno dei più grandi cantanti dei tempi d'oro e diciamo sento la sua mancanza, ma cerco di portare avanti i suoi insegnamenti. Nella seconda parte del libro decidi di intervistare tu altri maestri. Nello specifico, ricorda tu i nomi, io li ho appuntati, però non vorrei. Claudio Mondafia e Luigi Petrone, che ringrazio caramente. Sì, ho Flautista scelto. e clarinettista. Hai fatto questa scelta perché? Allora, perché ogni metodologia ha bisogno di una prova. Diciamo così, ogni cosa che si scopre ha bisogno di essere provata con il confronto. Io mi sono esposta con loro due, con due grandi personalità nel campo della musica che ogni giorno lavorano con il fiato. Parliamo di Claudio Mondafia, che è un grandissimo flautista, e Luigi Petrone, che è uno dei più importanti clarinettisti italiani. E quindi ci siamo confrontati tutti e tre sui vari metodi, sui vari esercizi e siamo giunti tutti quanti alla stessa conclusione. Quindi diciamo che la seconda parte del libro è una conferma a quanto già detto nella prima con gli esercizi che io spiego con parole molto molto semplici, perché i musicisti, ma le persone in generale, hanno bisogno di concetti semplici. Concordo. Vorrei farti un'altra domanda. Un'altra attenzione tu la dedichi alla respirazione. La respirazione è legata all'emotività e quindi spieghi tecnicamente, parli del diaframma e mi hai chiarito anche molte cose rispetto a degli errori che io facevo nel considerare Che abbiamo determinati fatto tutti quanti, aspetti. non ti Sì, non lo diciamo perché lo preoccupare. dovrà scoprire chi leggerà il libro. Quanto l'emotività. Vorrei puntare e finire questa cosa su questo L'emotività, sì, aspetto. certo, conta tantissimo perché noi che lavoriamo con il nostro corpo siamo influenzati da fattori esterni, tipo io se ho un concerto il giorno dopo e mi alzo con la febbre, devo predisporre il mio corpo allo stato di salute in cui mi trovo e qui entra in gioco che cosa? La tecnica. Quindi una tecnica ben fondata, ben strutturata che ti venga in aiuto nei momenti più difficili, tra virgolette, perché come diceva Leopardi, la natura è madre matrigna e quindi deve essere aiutata.
Ultimissima domanda, anche se sei giovane, però sei anche così strutturata, no? Da un punto di vista professionale, cosa ti sentiresti di consigliare a chi vuole approcciarsi al tuo mondo, quindi il canto, la musica in generale? Allora, di avere le idee molto chiare, perché non è una passeggiata, di essere anche... Mo ci vuole predisposti bene emotivamente, perché è una continua giungla. Il mondo degli artisti ancora di più, perché non tutti ti vogliono bene, spesso devi andare avanti da sola, ti devi fidare degli istinti tuoi, ma anche in campo della direzione artistica è la stessa cosa. Quindi tanta forza e di contare sulla passione, che è il motore che muove tutto. Ti ringrazio, grazie, sei stata gentilissima. Ti ascolteremo con grande piacere alla provincia di Salerno. Grazie. Arrivederci. A te.